Noi siamo studenti indipendenti, siamo qui in piazza oggi per parlare di diritto allo studio. Siamo sotto la regione perché dopo 4 mesi di pandemia ancora nessuna nostra richiesta è stata anche solo presa in considerazione. Le persone hanno perso il lavoro, sono tornate nelle loro abitazioni fuori sede, stanno continuando a pagare gli affitti, non possono mantenersi gli studi. E in tutto questo la regione ancora non ha abbassato i criteri di meriti e pretende che noi diamo lo stesso numero di esami per mantenersi la borsa di studio. Ancora non hanno fatto nulla, queste borse stanno a simboleggiare fuori sede che non torneranno più a Torino, si stima che sono più di 10.000 gli studenti che non si immatricoleranno il prossimo anno, moltissimi ci stanno già scrivendo e stanno facendo le pratiche per la rinuncia agli studi. Dopo 4 mesi l'unica cosa che ha fatto la regione è stata proporre la revoca delle borse di studio ai violenti, che ovviamente non è passata. E i violenti sono loro perché moltissimi smetteranno di studiare, un sacco di persone non torneranno a Unito o a Polito. Gli studenti nelle residenze hanno vissuto i domiciliari, non avevano la connessione internet, non hanno potuto né seguire lezione né sostenere gli esami. La regione non ha ancora convocato il tavolo tecnico per la seconda graduatoria delle borse di studio e siamo al 30 giugno. Siamo qui oggi per richiedere che vengano diminuiti i criteri per le borse di studio di 12 crediti, per le borse di studio di 12 crediti e 18 per i prossimi anni, perché vengano dati dei sussidi agli studenti fuori sede che stanno continuando a pagare gli affitti, quindi che gli vengano rimborsati gli affitti in questi mesi. E che vengano adeguate le residenze EDISI, quindi servizi a connessione, computer, strumenti per poter studiare e sostenere gli esami. Queste sono le nostre rivendicazioni questa sera.